Sono Gianfranco De Rosa e da oltre 30 anni mi occupo di produzione di film e spot. 5 minuti per la rubrica che parleremo dell'industria dello spettacolo e in questa clip parleremo del ruolo della produzione, la qualifica in produzione, che poi tra l'altro è quella che mi appartiene. In qualità di produttore esecutivo curo la produzione sotto il profilo, diciamo, organizzativo. Ma partiamo dalla scala, diciamo, più bassa. Allora, dunque, la produzione si sviluppa come un'organizzazione, possiamo dire, militare, cioè c'è una scala di comando che, a secondo dei ruoli, chiaramente viene così, organizzata. Il ruolo più basso nella produzione si può definire il runner. Poi c'è in assoluto il più basso, lo stagista. Ecco, una volta veniva definito volontario, io ho iniziato proprio come volontario. Stagista, quindi runner, segretario o aiuto di segretario di produzione, segretario di produzione, assistente di produzione, e poi si equiparano. Ispettore di produzione, coordinatrice di produzione, ispettore di produzione, location manager, direttore di produzione, organizzatore generale, produttore esecutivo. Questo, diciamo, un po' il quadro dell'organizzazione che fa parte. Poi c'è l'area dei permessi, che chiaramente che fa parte della produzione, ma generalmente viene appaltata ad agenzie che fanno questo lavoro. Per chi vuole iniziare a fare questo lavoro, oggi direi che è imprescindibile il fatto che debba fare una scuola. Comunque ci può essere anche la scuola di set. Io non a caso ho fatto un'esperienza proprio, mi sono formato sul set, non ho fatto nessuna scuola di formazione specifica, però oggi è più indicato. C'è per esempio la Roberto Rossellini, che è un istituto superiore che sta a Roma, specifico per tutte poi le qualifiche che ne derivano, che utili e necessarie alla produzione di film, dell'entertainment, insomma, realizzazione dell'audiovisivo. Tra l'altro, nella mia storia c'è un bellissimo libro, dico bellissimo perché l'ho scritto io, autobiografico, Ho due palle per raccomandazione, lo si trova su Amazon. Che cosa posso consigliarvi? Ecco, anzitutto, visto che siamo ospiti sulla piattaforma cinebucchie.com, proporvi proprio su questa piattaforma, quindi potete fare una proposta gratuitamente, andare in match e valutare poi le candidature sui progetti a cui ritenete opportuno. Oggi vi sconsiglio, o è quasi inutile, inviare curriculum recuperando email o alle email generiche delle case di produzione. Guardate, nessuno raccoglie più nulla, nessuno fa banca dati, i tempi sono cambiati, le esigenze sono cambiate. Oggi, se c'è un'esigenza di cercare una figura professionale, si va su un'app che fa quel lavoro e ti manda la notifica a tutte le persone che hanno quella qualifica. Poi, chiaramente, molti dicono è un ambiente di amicizia. Sì, indubbiamente. Ma in tanti scenari di business c'è sempre l'amicizia, però non è necessariamente importante questo. Ecco, c'è anche un'altra associazione, la PAI, Associazione Personale Audiovisivo, che è un'associazione del personale di produzione, quindi è molto attiva, io ne faccio parte, ma ne fa parte quasi tutto il personale di produzione del cinema italiano. Ha un canone bassissimo, per chi inizia addirittura 10 euro l'anno oppure 30 euro l'anno la tessera per le qualifiche superiori. Lo consiglio, c'è anche una chat operativa in WhatsApp molto utile. Poi, se avete delle domande specifiche, fatemele sui commenti, che è lì dove posso rispondere. Ecco, sui commenti di questo video mi potete fare le domande, io vi risponderò. Purtroppo i 5 minuti sono terminati. È stato un piacere. Questa rubrica è fatta di clip, quindi ce ne sono delle altre riguardo gli attori, i figuranti. Poi ne darò una al giorno per ogni, diciamo, in linea di massima, per più qualifiche o anche per più scenari di business. Ok? Grazie.